calcio in Italia non ha valore, diciamo. Per noi è la domenica è sacra, nel senso andare allo stadio è tutto, perché comunque ci si dimentica tutto. Quando si entra dentro lo stadio si entra in un mondo a parte, quindi fuori si lasciano tutti i problemi che una persona ha, ci si sfoga, si pensa solo alla propria squadra. Ed è importante, penso sia ancora più importante tipo in un periodo che stiamo vivendo adesso in Italia. Comunque ci sono tantissimi problemi e lo stadio può essere un posto dove non ci pensi almeno per un paio d'ore. Comunque io senza stadio non è vita, è una malattia. È come se hai una malattia e non riesci a portarla via dal tuo corpo. Per me lo stadio è una malattia. Il tatuaggio è un senso di identificazione, comunque. Come in ogni cosa, anche il mondo ultras, il mondo del calcio, è stato avvicinato al tatuaggio, come comunque ogni cosa. Uno si vuole identificare se la sua passione è il calcio, ha una passione per la sua squadra, ha piacere di imprimersela sulla pelle e portarsela con sé tutta la vita. La passione non ti potrà mai portare a uno scompenso. Lo Stato in Italia non è un hobby seguire la politica, a me non piace. Che sia stadio, forze dell'ordine, repressione, politica, così, accomunano, sono dei soggetti che comunque accomunano logicamente tutti gli ultra, che sia. Quindi vedo solo dispiacere vedere queste cose in Italia, però non si può fare niente. Uno va anche allo stadio per divertirsi e non pensare anche a queste cose, e ti sfoghi cantando per la tua squadra del cuore. Abbiamo vissuto poco fa il derby di segnare al 93esimo. Ti posso assicurare che il mio cuore stava scoppiando, fidati. Te lo posso assicurare. Ed è una bellissima sensazione, mamma. Indescrivibile, credi. Devi viverla per conoscerla. Però devi viverla come la viviamo appunto noi. Non riesco a farne a meno. Della Juve non riesco a farne a meno. Dedico 7 su 7 alla Juve. La prima volta allo stadio avevo 12 anni. Mio papà mi ha portato allo stadio. Eravamo in un settore, diciamo, normale. Tribuna, chiamato tribuna. Però il mio sguardo non era focalizzato sulla partita, ma era focalizzato sulla parte dove si cantava, la curva. La tifoseria avversaria ci dava puntualmente una lezione di tifo, specialmente Europa dell'Est, greci, turchi, che magari 1000-1500 trasformavano lo stadio in una bolgia, per non parlare di quando si andava lì. A parte che è una cosa che ti nasce dentro, una passione che ti nasce dentro, e quando inizi ad andare allo stadio da ragazzino prendi le tue vie. Le tue vie possono essere appunto seguire la tua strada sempre normalmente, o comunque essere affascinato da quel mondo ultras che è molto più colorito e rumoroso, diciamo. Diciamo che inizialmente non è che mi interessava più di tanto, il risultato era bello. Vedevo che gli altri abbiamo vinto, abbiamo perso, ma a me mi interessava proprio altro. I tamburi, i fumogeni, le torce, i megafoni, le sciarpate belle. Poi essere ultra penso sia dare quel qualcosa in più per i tuoi colori. Quel qualcosa in più può essere semplicemente anche non sedersi allo stadio, ma stare in piedi e cantare per la tua squadra. Seguirla ovunque ti sia possibile. Dedicare comunque gran parte della tua vita ai tuoi colori, a sostenerli sempre, in qualsiasi caso. Perché il calcio è lo sport più bello al mondo, poi la squadra è la mia squadra più bella al mondo, riferito sempre, lo dico io questo, e quindi me le disegno sulla pelle, sarà inciso per tutta la mia vita questi fattori qua. I fatti che sono successi quasi 30 anni fa all'Eisel mi è rimasta impressa, anche se non ero nato, però mi è rimasta impressa perché
è stata una brutta cosa per noi. E quindi io ho dovuto, per forza, è stato un obbligo, visto che mi piacciono i tatuaggi, è stato un obbligo marchiarlo sulla mia pelle a vita. Casalele, come tanti altri, abbiamo le stesse passioni, diciamo. Non mi fa ritatuare da nessun altro che non è Lele, specialmente i tatuaggi da stadio, è uno di noi, è giusto che li tatua lui. E non mi fa ritatuare da Lele se Lele tatuerebbe qualcun altro di un'altra squadra. Perché vorrebbe dire che lui tatua tutti solo per soldi, quindi saremmo lo stesso a capo. Comunque anche tatuaggi contro il calcio moderno sono tatuaggi comunque a sfondo un po', tra virgolette, politico. Tatua tutti per soldi, tutti i tatuaggi. I tatuaggi da stadio li fa solo i suoi. E più delle volte non prende soldi.